È partito questa mattina da Via Romea Nord 270 il primo carico di viveri e materiali di prima necessità destinato alle popolazioni colpite una settimana fa dal terremoto. In tarda mattinata arriverà alla sede del magazzino della protezione civile locale a Martignano, in provincia di Ascoli Piceno. I volontari dell'associazione di protezione civile Ministra l'hanno caricato nel furgone 6 quintali di pancarré, altrettanti di pasta, 180 kg di riso, 60 di latte, scatoloni di bagnoschiuma, shampoo, saponi e generi alimentari vari. L'assessore alla protezione civile Gianandrea Baroncini ha ribadito: Ravenna ha un cuore grande, lo sta dimostrando. Voglio ringraziare di cuore tutti i ravennati che si stanno dando da fare per dare una mano ai terremotati nelle forme più varie. Molte associazioni stanno mettendo in campo ammirevoli iniziative di raccolta fondi per i prossimi mesi. A tutti coloro che vorranno dare aiuti concreti suggerisco di fare riferimento ai canali della Regione Emilia-Romagna e della protezione civile regionale per scongiurare un mancato coordinamento che genererebbe dispersione e problemi logistici. Il centro di raccolta attivato dalla Protezione Civile del Comune con l'Associazione dei Volontari Mistral in via Romea Nord 270 continuerà ad essere aperto nei prossimi giorni dalle 15 alle 20. Un punto di consegna sarà allestito anche martedì 6 settembre dalle 15 alle 19 in piazza Sighinolfi, piazza del Mercato, dove i cittadini potranno conferire generi alimentari e bevande a lunga conservazione, prodotti per l'igiene personale, detersivi, tovaglie, piatti e posate di plastica. La raccolta fondi è attiva con il numero 45500, cui inviare sms per donare 2 euro. La Regione ha aperto anche un conto corrente unico per la raccolta fondi.